Buonasera, buonasera a tutti voi e benvenuti a questo nuovo appuntamento qui su YouTube per parlare di un evento che a dir poco si può definire epocale. Sto parlando ovviamente della congiunzione che si verificherà tra pochi giorni, il 21 dicembre 2020, tra i giganti gassosi del nostro sistema solare, il pianeta Giove e il pianeta Saturno. Questa sera parleremo di questo avvenimento con degli ospiti che mi verrebbe da definire illustri. E sarò io a condurre, diciamo, la chiacchierata, in un certo senso. Mi chiamo Simone Iovenitti ed è un piacere presentarmi a voi che state ascoltando e l'associazione culturale Physical Pub, che io ho il piacere di presiedere. Sono il suo presidente in questo periodo, è, diciamo, l'entità, l'associazione che rende possibile tutto questo. Quindi iniziamo subito ringraziando Antonio, per esempio, che è in regia, e le altre persone che hanno collaborato con le grafiche e tante altre attività che ci sono dietro a questo breve momento di condivisione che abbiamo questa sera. Come vi dicevo, l'evento fondamentale di cui stiamo andando a parlare è questa congiunzione tra Giove e Saturno, il cui io immagino voi abbiate visto numerose fotografie nei giorni scorsi, numerose simulazioni, numerose immagini che ci mostrano come sarà, cosa sta succedendo in questo periodo nel cielo. Le congiunzioni tra Giove e Saturno non sono poi così rare, bisogna dire, a essere onesti. Sta di fatto che le congiunzioni non sono mai della stessa entità, non sono mai allo stesso modo così vicini i due oggetti astronomici. Ebbene, sappiate che tra 3 giorni Giove e Saturno si verranno a trovare nel cielo a distanza talmente ravvicinata che sarà quasi difficile vederli a occhio nudo. Non capitava dai tempi di Galileo, pensate, una congiunzione così stretta tra questi due pianeti. E ricapiterà un qualcosa di comparabile tra circa 60 anni, insomma, nel 2080. Quindi siete assolutamente tenuti, è fortemente consigliato, ecco, che voi ve la gustiate, diciamo. E abbiamo così pensato di confezionare, di preparare questo intervento con l'ausilio di degli esperti di osservazione del cielo, sia di osservazione visuale, come si dice, ovvero di osservazione a occhio nudo, sia di osservazione invece con degli strumenti, che possono essere delle macchine fotografiche, dei cavalletti o dei telescopi. Vedremo questa sera anche nei dettagli come elaborare le fotografie che voi magari riuscirete a scattare, insomma, tra pochi giorni quando ci sarà la congiunzione. Dico magari perché, insomma, nello studio del cielo c'è sempre una certa dose di aleatorietà data dal meteo, purtroppo. Io in questo momento sono collegato dalla Brianza, da Merate, e questo sono nel mio ufficio ancora, e insomma, qui, come spesso accade quando c'è un fenomeno astronomico importante, piove da 2 settimane. E questo è un qualcosa con cui bisogna anche imparare, diciamo, a fare i conti in un certo senso. Tant'è che i 3 ospiti di questa sera, essendo loro decisi e determinati nel preparare del materiale da mostrarvi, ebbene, è da diversi giorni che si trovano, si organizzano e hanno addirittura effettuato una spedizione astrofotografica di cui questa sera ci racconteranno, in modo tale da potervi mostrare delle fotografie effettivamente scattate da poco tempo, anzi da poche ore addirittura. Ma insomma, io ora vi ho parlato un po' di quello che accadrà questa sera, vedo che siamo abbastanza numerosi e io andrei così volentieri a introdurre, insomma, il primo ospite di questa sera. Sto parlando ovviamente di Andrea Nardi, a cui do il benvenuto. Ciao Andrea.
Ciao Simo e benvenuti a tutti gli amici di Physical Pub. Grazie e benvenuto a te, Andrea. Tu di lavoro fai l'ingegnere, che è un lavoro, insomma, scientifico, ma che non è necessariamente collegato con l'astrofotografia. Come ti è nata questa passione? Perché adesso ti sei anche specializzato in questa arte, si potrebbe definire? Allora, ho iniziato a scattare perché amo viaggiare e volevo trovare un modo per riportare a casa qualcosa e trasmettere alle persone a casa le meraviglie che avevo visto. Dalla fotografia di viaggio, la fotografia di paesaggio è stato un passaggio molto veloce, nel senso che amo stare all'aria aperta, quindi è stato facile passare alla fotografia di paesaggio durante passeggiate in montagna, anche qui in Italia. Dopodiché, conoscendo voi ragazzi di Physical Pub, ho iniziato ad apprezzare le stelle. Io anch'io ho lavorato a Merate come ingegnere, è lì che ho conosciuto alcuni di voi e da lì mi sono innamorato delle stelle e mi sono spostato verso questa tipologia di fotografia, che è una fotografia di paesaggio che tiene conto anche del cielo ed è una fotografia che a vedersi è sempre meravigliosa. Decisamente, sono davvero curioso di vedere ciò che ci mostrerai questa sera. Andrea Nardi, dunque, sarà il primo protagonista di questa chiacchierata, ma inviterei anche a palesarsi il secondo protagonista, ovvero Lorenzo Rainieri Tenti. Ciao Lorenzo. Ciao, grazie Simo, grazie di avermi voluto con voi. Ah, grazie a te di aver accettato, guarda, è davvero un piacere. E anche tu, devo dire, per insomma presentarti a chi non ti conosce, hai una, come dire, un'introduzione abbastanza particolare perché tu nella vita fai geologia e dunque io di nuovo mi domando come mai, come si spiega questo connubio tra geologia e astrofotografia, di cui ormai sei un vero esperto. Grazie. Allora, innanzitutto saluto tutti quelli che ci stanno guardando e ringrazio anche loro per essere qua. Sì, allora, diciamo che la geologia mi ha spinto e mi spinge tuttora a muovermi tanto, a vedere posti nuovi e a viaggiare, ad apprezzare ciò che la Terra ci dà, proprio anche solo materialmente. Io per indole sono sempre stato appassionato alla montagna, alle passeggiate nella natura. Soprattutto spesso anche in solitaria. E con i posti magnifici che vedevo, a un certo punto mi sono detto: ma c'è tanta gente che fa foto e io vedo posti molto più belli di queste foto fantomatiche che si vedono in giro, ma allora come posso raccontare anch'io queste emozioni che stanno dietro il paesaggio, no? Da lì ho preso in mano la macchina fotografica e ho cominciato con la fotografia di paesaggio in realtà. Poi ho conosciuto dei ragazzi incredibili con i quali vado ancora tuttora a fare foto insieme, che mi hanno fatto scoprire il mondo dell'astrofotografia. Sono stati loro, infatti, a portarmi per la prima volta a vedere le stelle. Quando fu la prima estate, la mia prima stagione della Via Lattea, che alzai il cielo in un posto veramente buio per essere in Lombardia, comunque, lì ho capito che l'astrofotografia sarebbe stato il mio genere e da quel momento in poi, circa 3 anni fa, mi sono specializzato in quel campo e oggi, a tuttora, la maggior parte delle uscite che faccio sono volte a, diciamo, a quello scopo. Quindi vado a cercare location interessanti per scattare foto notturne, come Chiarissimo, Canarie o chiarissimo. altri posti. Fantastico, complimenti. Adesso ci mostrerai poi le tue opere, ma prima è necessario dare il benvenuto anche alla quota rosa, diciamo, di questa serata. Dulcis in fundo, letteralmente, questa volta, poiché lei è un'astrofisica di professione e un'astrofotografa invece per passione. Già la conosciamo, come dire, approfonditamente su Physical Pub. Stiamo parlando della dottoressa Chiara Ridi. Ciao Chiara. Ciao, ciao ragazzi e ciao a tutto il pubblico che è qui presente. Bene, siamo finalmente tutti al completo. Chiara, ma tu, come dicevo, che sei astrofotografa, scusa, astrofisica di professione e astrofotografa per passione. Brevemente, insomma, giusto per farci capire anche un po' chi sei. Non è scontato che queste due cose vadano di pari passo. Tu come riesci a combinarle? Insomma, chi è venuto prima e chi ha la precedenza?
Beh, allora, tutte ottime, ottime questioni. In effetti, sono abbastanza pochi gli astronomi o comunque gli astrofisici che sono anche appassionati e quindi possono essere anche definiti come astrofili. Devo dire che non me lo aspettavo, però il numero di persone che ha anche voglia di guardare il cielo oltre al proprio lavoro è abbastanza ristretto. E io faccio parte effettivamente di quella nicchia, anzi, io sono una di quelle poche persone che è felice ad andare a osservare ai telescopi. Quindi quando bisogna farlo, io sono sempre molto entusiasta, anche perché ovviamente porto con me la mia attrezzatura da astrofotografa e provo a conciliare il lavoro notturno con la passione. Questo comunque non è scontato, anzi è abbastanza complicato, però sì, è una bella cosa, ecco. E ci tengo a precisare che la passione è venuta prima, ovvero chi mi conosce lo sa benissimo, io sono nata in realtà con una grossa, cioè ho sempre avuto questa grossa passione per la fotografia. E l'osservatorio di San Bartolomeo è stata la svolta, nel senso che una volta che sono andata lì poi per me era chiaro cosa volessi fare, ma sempre con l'ottica della fotografia e comunque di ammirare e osservare il cielo. Dopodiché però ho deciso anche di farne un lavoro e per ora sta funzionando. Una professione, magnifico. Grazie mille di questa spiegazione introduttiva. Grazie a tutti voi, insomma, a voi tre che siete collegati, e grazie a tutte le persone che stanno scrivendo, che ci stanno salutando, numerosissime, su YouTube. Bene, allora io direi di iniziare. E come dicevo, insomma, nell'introduzione, stiamo andando verso una fase di congiunzione astronomica davvero unica, si potrebbe dire, per questo periodo in cui noi viviamo. Abbiamo addirittura una foto da mostrare di ciò che sta accadendo nel cielo in questi giorni. Ecco, qui vedete sulla destra Giove, il pianeta Giove, e sulla sinistra il pianeta Saturno. Vedete che con tanti scatti in notti successive, chiaramente sempre nella stessa direzione di cielo, i due puntini stanno andando velocemente, notte dopo notte, ad avvicinarsi. Questa chiaramente è una proiezione, nel senso che non siamo ancora arrivati al vertice di questa forma, arriveremo il 21 dicembre, oggi è il 18, quindi tra appena 3 giorni. Ed è così che vorremmo consigliare a tutti voi di non perdervi questo spettacolare momento che osserverete a ovest, dove il sole va a tramontare tra 3 giorni, e vorremmo però anche consigliarvi qualcosa di più, darvi degli strumenti, insomma, dato che abbiamo la fortuna di avere qui 3 persone esperte nell'osservazione del cielo che ci possono dare consigli. Ed è così che la prima domanda che mi viene da fare la farei forse ad Andrea. Insomma, poiché quando si decide di organizzare una uscita di astro fotografia o in generale un'uscita di osservazione astronomica, insomma, non è che si può andare troppo a spanne, non è che si può troppo improvvisare. Tu, sì, concordo, Simo. Le tue fotografie, come ti comporti? Come pianifichi le tue uscite? Allora, come nella fotografia di paesaggio in generale, pianificare è importante. Nell'astrofotografia è essenziale. In questa slide potete vedere tutto quello che frulla nella mente di un fotografo quando deve preparare un'uscita di astrofotografia. Ho inserito ovviamente Instagram o i social in generale, perché quelli sono enorme fonte di ispirazione. Seguendo per esempio dei fotografi della propria zona o comunque dei fotografi famosi, si possono trovare location eccezionali dove poter fotografare, si possono avere anche nuove idee su come fotografare. Oltre a quello, un'altra importante fonte può essere The Astronomy Picture of the Day della NASA. Ogni giorno la NASA pubblica un'astrofotografia e lì ovviamente vediamo il top delle astrofotografie. Anche da lì si possono trarre degli spunti interessanti per cosa andare a fotografare nel cielo. Ovviamente quando uno deve scegliere cosa fotografare deve trovare una location per l'astrofotografia. Più è buia meglio è, quindi vi suggerirò alcuni siti che possono indicarvi dove andare a fotografare. Deve avere il timing corretto, perché le fasi lunari influenzano profondamente quello che riusciremo a vedere nel cielo. Quindi vi farò vedere anche come programmare le giornate in cui possiamo fotografare. E poi abbiamo altre applicazioni, altre piccole chicche che ci permettono di vedere cosa vedremo veramente in cielo, come sarà il profilo per esempio delle montagne,
Chiarissimo. Tutti i link, tra l'altro, a queste applicazioni che Andrea ci sta consigliando, li trovate poi sotto nella descrizione del video, in modo che potete scaricarli e potete comunque, come dire, approfondire la conoscenza di queste applicazioni. Se ne avete, tra l'altro, altri, scriveteli nei commenti, assolutamente, e insomma, li consiglieremo, li trasmetteremo i vostri commenti, e noi stessi, insomma, poi magari li andremo a studiare e a spulciare. Interessantissimo comunque, Andrea, come dicevi, non solo l'idea della fotografia, ma il luogo da cui la fai è fondamentale, anche il profilo altimetrico. Insomma, quali sono tra questi strumenti che ci hai consigliato quelli più indicati per decidere e studiare il luogo? Allora, per prima cosa direi che ti mostro questo timelapse che ho fatto io. Per fare questo timelapse ho programmato per mesi, nel senso che questo qui vedete la luna che tramonta dietro il Monte Rosa all'alba, per cui ho messo insieme veramente tante situazioni diverse. La luna può tramontare dietro il Monte Rosa solo in determinati periodi dell'anno. Quando mi è venuta in mente una foto del genere era estate, ho dovuto attendere fino a febbraio dell'anno successivo. Ho avuto fortunatamente parecchio tempo per programmare. L'applicazione che ho utilizzato per riuscire ad andare a trovare la location migliore da cui scattare è stata PicFinder. Con PicFinder noi abbiamo la possibilità, posizionandoci in un punto della mappa, di vedere il profilo altimetrico delle montagne attorno e anche dove tramonteranno e sorgeranno sole e luna. Per cui ti dà un sacco di informazioni per creare delle composizioni tipo quella che vi ho mostrato. La foto che vi ho mostrato era scattata da Tornavento, un posto vicino a Malpensa, e quel giorno, quella mattina all'alba, ho incontrato anche degli astrofili che erano lì con i telescopi, perché ovviamente quella location era una location molto buona. Ovviamente sono dovuto andare lì anche i giorni prima per capire se la posizione che avevo trovato era adatta, e ho dovuto sperare nel bel tempo. Fortunatamente c'era solo una bassa foschia che ha dato anche quel qualcosina in più alla foto. Fosse stato bellissimo, colore, sarebbe stato nulla. Un'altra davvero meraviglioso. Sì, vai Simo. C'è Mirko Comparetti che ci scrive che per lui è utile anche The Photographer Ephemeris. Qualcuno lo utilizza di voi magari? Lo conosce? Lo conosco io. Ok. Utilizzarlo è carino anche perché ha una mappa tematica alla quale ai posti associa delle fotografie o delle foto della location, almeno nella versione che visita io. È un'applicazione che credo che sia a pagamento, sicuramente per l'applicazione telefonica è a pagamento. Molto interessante, allora poi magari mettiamo anche questo sotto tra i consigliati. Ma invece ho dimenticato di fare una domanda fondamentale ad Andrea. Quindi PicFinder ci mostra le tracce che noi vediamo degli oggetti celesti, credo siano sole e luna quelli che vediamo sullo sfondo, rispetto al profilo. Ma invece qual è l'applicazione che ci consigli per studiare invece gli oggetti e la distanza reciproca tra gli oggetti nel cielo, per esempio ad alto angolo, quando non sono ancora, diciamo, ad alta elevazione, come si dice, quando non sono ancora vicini all'orizzonte? Allora, per prima cosa, per vedere gli oggetti nel cielo bisogna andare in posti bui, per cui potrei suggerirvi di utilizzare siti internet, per esempio Dark Side Finder, che permette di trovare vicino a casa propria, comunque sulle mappe, dove sono i posti migliori da cui osservare, perché per vedere il cielo e soprattutto per vedere le stelle nel cielo serve avere il buio. Dalle città purtroppo gran parte di quello che il cielo ci mostra lo perdiamo. Dopodiché, una volta che abbiamo scelto anche un posto da cui poter vedere un bel cielo, c'è un'applicazione favolosa che si chiama Stellarium. Questa applicazione per computer è gratuita, è utilizzata anche dagli astrofisici, perché so che voi astrofisici la utilizzate per vedere i pianeti, per vedere comunque i movimenti celesti, e ha delle chicche meravigliose. Per esempio, è possibile vedere tutte le costellazioni così come probabilmente gli antichi le immaginavano, perché ad oggi quando guardiamo il cielo noi non riusciamo a riconoscere le costellazioni come le immaginavano gli antichi. Unendo i puntini e inserendo queste immagini, diciamo che ci avviciniamo un pochino di più a quello che poteva essere
la visione del cielo che avevano gli antichi. Naturalmente loro non vedevano queste immagini, però avevano una fervida immaginazione. E bellissimo. Tramite Stellarium ho voluto andare a fare un focus esattamente sulla notte del 21. Quella che vedete in questo momento è la notte del 21, quindi quando ci sarà la congiunzione, e quello che vedete adesso è uno zoom esattamente su quello che si potrà vedere il 21, avendo a disposizione un potente telescopio, ovviamente. Questo non si vedrà ad occhio nudo, però con un potente telescopio arriveremo a vedere questa composizione con Giove, con tutte le sue lune, Saturno, i suoi anelli e le sue lune, per cui qualcosa di veramente, veramente interessante. Meraviglioso, sì, perché questi strumenti, che tu sia Pickfinder che Stellarium, sono anche macchine del tempo, ovviamente ci possono permettere di simulare quello che vedremmo in diversi periodi dell'anno, insomma, o del mese o del giorno. Ma per concludere, al momento preciso dello scatto, perché tu ci hai spiegato, insomma, come gestire il territorio, diciamo, nel senso, il luogo da cui si scatta, come gestire gli oggetti astronomici, per esempio, con Stellarium, ma come, diciamo, immaginarsi, come simulare proprio il momento dello scatto? Non so come dire. Vabbè, allora, con Stellarium possiamo esattamente simulare lo scatto. In questo momento vi sto mostrando lo scatto che noi abbiamo simulato ieri. Con Stellarium abbiamo la possibilità di scegliere lo strumento col quale vogliamo osservare il cielo, tra cui anche le macchine fotografiche. Io ho inserito la mia macchina fotografica all'interno delle impostazioni con uno dei miei obiettivi e ho visualizzato come avrei potuto inquadrare il cielo. Quello che vedete è la simulazione su Stellarium della foto che avrei potuto fare con la Luna nella stessa inquadratura di Giove e Saturno. Naturalmente Giove e Saturno, essendo una macchina fotografica con una lente focale da 135 mm, non sono molto grandi, sono abbastanza piccoli, ma quello che abbiamo ottenuto è stato effettivamente quella foto. In questa immagine voi vedete la stessa foto, vedete che c'è un pochino di foschia attorno alla Luna e poi vedete Giove e Saturno sulla destra. Questa l'hai scattata tu, giusto? Sì, sì, questa l'ho fatta io ieri, non è stata post-prodotta praticamente, l'immagine che state vedendo è proprio come l'ho estratta dalla camera, per cui questo è quello che con una camera normale, perché l'attrezzatura che ho utilizzato non era un'attrezzatura da fotografo professionista, ma era un'attrezzatura abbastanza basilare, permette comunque già di fare una fotografia che definirei interessante. Nel seguito vi mostreremo delle foto fatte con fotocamere ancora più avanzate, che sono di livello magari ancora più alto, con ancora più dettagli, però già un'attrezzatura di base permette di tirare fuori scatti comunque molto molto carini. Splendido, davvero meraviglioso, complimenti. Davvero complimenti, sì. E quindi dicevi, con Stellarium puoi simulare, diciamo, il momento dello scatto e utilizzi anche qualche altra applicazione o ti fidi di Stellarium? Ovviamente ce ne sono altre. Mi sento di suggerire PhotoPills. Questa è un'applicazione a pagamento, non è economicissima, ma per quando si parla di fotografie i costi spiccano veramente alle stelle molto molto in fretta. Questa è un'applicazione che costa sulla decina di euro, ma mi permetto di consigliarla vivamente, perché in questa applicazione sono raccolte tantissime informazioni, i calendari lunari, i calendari del sole, perché quando io voglio andare a fotografare le stelle, se la notte è buia, quindi se sono in un periodo di luna nuova o sono in un periodo in cui la luna magari sorge molto tardi durante la notte, io ho più possibilità di effettuare le foto. E altre cose che permette di fare sono un planning veramente, veramente dettagliato con la mappa e le posizioni della luna e del sole all'alba e al tramonto, per cui veramente tanti dettagli sulle posizioni dei vari astri celesti e una chicca meravigliosa che è la possibilità di vedere in realtà virtuale come sarà posizionata la Via Lattea, ovviamente anche luna, sole, però sulla Via Lattea permette di fare delle composizioni veramente, veramente interessanti, perché per scattare ad una Via Lattea comunque serve del tempo, quindi poter preparare la composizione prima, già durante la giornata, è una cosa veramente, veramente utile e importante per un fotografo.
Eccezionale, Andrea. Io tra l'altro ci tengo a precisare che Andrea, insomma, lo conosco abbastanza bene, non è pagato da PhotoPills, però sì, purtroppo cioè, no, a me l'ho venduta, nel senso, sappi che ne hai parlato talmente bene che mi hai convinto completamente. Tra l'altro noto invece che relativamente a Stellarium il nostro caro amico e astrofilo Mimmo Caliandro ci tiene a precisare: la simulazione comunque è relativa. Il SING, che è un parametro, diciamo, che descrive lo sparpagliamento delle stelle nel cielo, la fa da padrone. E questo ovviamente è vero. Tuttavia, con queste applicazioni, soprattutto l'ultima, che addirittura ci permette di vedere in realtà aumentata, di simulare ciò che accadrebbe, queste applicazioni che ci ha mostrato Andrea decisamente possono assolutamente, indubbiamente, diciamo, migliorare, come facilitare, ecco, la vita ai fotografi. E Andrea già ci ha mostrato delle foto scattate da lui stesso, perché, come vi dicevo, i tre pazzi che vedete, insomma, sopra e sotto di me hanno effettuato una missione, si può chiamare così decisamente, come dicevano i Blues Brothers, per non lasciarsi scappare questi due giganti celesti che stavano andando ad avvicinarsi. E infatti, insomma, io li ho visti partire, poi non sono andato con loro perché non avrei saputo, come dire, aggiungere niente di più. Io purtroppo non sono un fotografo, però insomma il fatto di programmare un'uscita è qualcosa di serio, è qualcosa che va pensato, già come ci ha spiegato Andrea, e poi forse anche con delle prove tecniche. Insomma, Lorenzo, io so che tu ne hai fatte alcune, vero? Esatto. Come ci diceva Andrea, bisogna pianificare ed è giusto farlo a tavolino con le applicazioni, ma fare una prova sul terreno a volte è essenziale. Nello specifico, per questa missione, come l'hai definita tu, le location e il meteo sono stati i due punti chiave. Soprattutto perché il meteo, come molti della nostra zona in Lombardia sanno, in questi giorni non è per niente clemente. Quindi innanzitutto ci serviva una location che fosse rialzata rispetto alla tetra nebbia della Lombardia, no? Abbiamo subito pensato, Montevecchia è relativamente vicino a noi, relativamente vicino anche a Merate, ed è solitamente rilevato rispetto alle nebbie serali. Allora ci siamo recati lunedì di questa settimana proprio a Montevecchia per tentare uno scatto e studiare le varie composizioni, no? Nella foto vedete me che armeggio con la mia attrezzatura, macchine fotografiche, eccetera, eccetera. Abbiamo provato lo scatto. Come potete vedere, e anche nella prossima slide si può vedere, la situazione che c'era quella sera era spettacolare, un tramonto molto colorato, molto bello, molto vivido, e addirittura vi dirò di più, permetteva la possibilità che magari dopo il cielo si fosse aperto, no? Si sarebbe aperto. E invece, possiamo vedere la foto del tramonto nella successiva slide, prima e subito dopo il cielo è andato a coprirsi. Quando si fa sul terreno ci si fa tante aspettative, ma poi, come dicevamo prima, bisogna fare i conti con chi la fa da padrone, col meteo in queste situazioni. Tuttavia è stata un ottimo terreno di prova per capire che composizione volessimo e per pianificare lo scatto. Bellissimo, quindi questa si può definitivamente definire appunto una prova tecnica, insomma, che avete effettuato lunedì, giusto? Invece poi la serata di fotografia quando è stata? Ieri sera, è stata ieri sera. Ok, sì. Perfetto. Ed infatti, consultando il meteo, abbiamo scoperto che la Lombardia sarebbe stata completamente coperta ieri sera, che era il giorno che ci interessava. Ma perché ci interessava ieri sera? Perché oltre all'unica congiunzione tra Giove e Saturno, ieri sera c'è stata l'allineamento, la congiunzione contemporaneamente con la Luna, ovvero la Luna e i due pianeti si trovavano allineati su un orizzontale verso direzione ovest-sud-ovest. Infatti ieri sera ci siamo spostati verso il Piemonte, il Monte Montarone, come si può vedere nella successiva slide. Ci siamo io e Andrea, che arrivati in location, e Chiara alle nostre spalle super esaltata per il spettacolare, ci guardiamo intorno per capire, ok, siamo raggiunti nel posto giusto, il tempo questa volta è bello, dove mettiamo i treppiedi, dove ci spostiamo?
Certo, tra l'altro vedo allora, Andrea che sta utilizzando il suo telefono probabilmente proprio con una delle applicazioni di cui ci ha parlato. Però okay. Insomma, esatto, immaginavo. Quindi qua siete arrivati invece al giorno fatidico, come tu giustamente hai scritto. A questo punto come vi siete posizionati? Com'è che si agisce? Siamo andati avanti, abbiamo camminato lungo un po' il costone di questo colle e siamo raggiunti davanti a questo panorama, come si può vedere nella foto successiva. Questo è quello che avevamo davanti nel punto in cui abbiamo deciso di piantare i treppiedi. Come si può vedere, la vista spazia molto. Questa è in particolare una panoramica composta di due scatti. Una cosa che salta subito all'occhio è il Monviso, che prima si è visto nella precedente foto, come piccolo triangolo che spunta rispetto alle altre cime. Come vedete, il sole era tramontato, i colori iniziano a scaldare il cielo. Alle nostre spalle, questo non lo vediamo, ma ne siamo stati noi testimoni, c'erano le cosiddette fasce di Venere, che sarebbe l'ombra della Terra proiettata sull'atmosfera, che si alzavano man mano che il Sole scendeva al di là della Terra. No? Meraviglioso, meraviglioso. Però aspetta, perché tu qua già hai detto, devo un attimo farti una domanda da inesperto che sono. Certo. Panoramica composizione di due fotografie, cioè che tecniche stavi utilizzando in questo... Allora, nella foto precedente, questa qui nello specifico è una foto col teleobiettivo, in quella di prima, esattamente questa, possiamo vedere che la scena è molto ampia. Con un normale grandangolo una scena del genere non la potremmo ottenere. Quindi cosa si fa? Si scattano due fotografie adiacenti l'una all'altra e con un programma di post-produzione, anche il più basilare, non per forza uno dei più specifici a pagamento, le si può unire creando una composizione unica. Le tecniche di panoramiche sono forse più note, non con i grandangoli, ma forse con degli obiettivi un po' più spinti per fare la famosa silhouette o skyline delle montagne o di scene del genere. In questo caso, anche un po' per mia deformazione di gusti, diciamo, non professionale, non ancora forse, mi piace raccogliere più scena, più paesaggio possibile, quindi uso il grandangolo anche per fare delle panoramiche. Esatto. L'altro obiettivo principe che ci è stato questa sera è stato il teleobiettivo. La foto successiva a questa infatti è scattata con l'obiettivo opposto, ovvero il grandangolo teleobiettivo, a una focale molto più ristretta, molto più zoomata, su un dettaglio dell'orizzonte, in particolare queste nuvole molto interessanti. Perfetto, okay. Due tecniche molto diverse tra loro, quindi opposte, come tu hai detto. Sì, sono due obiettivi opposti agli antipodi che servono e sono utilizzati molto nella fotografia di paesaggio. In particolare a me piace molto anche scattare con teleobiettivo, riesce ad estrarre delle scene molto significative ed isolare, diciamo, vari elementi di distrazione che in una scena più ampia potrebbero, diciamo, distrarre l'occhio dell'osservatore. Bene, una volta arrivati qui, abbiamo deciso di piantare il treppiede. Infatti nelle prossime slide vedremo me e noi che questo piantiamo... è il Monte Rosa, giusto? Questo è il Monte Rosa, sì, esattamente, quello era il Monte Rosa al tramonto, un po' più defilato, più verso ovest rispetto alla posizione di interesse. Bellissimo. Bene, come potete vedere, si riconoscono le nuvolette nello scatto verticale. Abbiamo piantato il treppiede, abbiamo cominciato a fare le prime prove di scatto. Bene, abbiamo annunciato prima i due obiettivi principe della serata di ieri sera, che sono, uno dei due nello specifico ce l'ho qua in mano, il teleobiettivo, questo è uno zoom molto spinto, un 100-400, poteva essere molto versatile per una serata del genere, sia per includere del paesaggio, quindi è una focale più ristretta come 100 mm, o isolare i due pianeti con la Luna. Infatti, nella foto vedete me che cerco di comporre il paesaggio, di comporre la mia foto. I settaggi che ho usato. Allora, nello specifico di questa serata, mi verrebbe da dividere in due questo argomento, perché nelle prime ore avevamo ancora tanta luce proveniente dall'orizzonte e questo mi ha permesso di fare una certa cosa. Allora, voi dovete sapere che per ottenere una foto buona, nitida, per ridurre al minimo per ridurre al minimo gli artefatti creati da qualsiasi lente, pezzi di vetro banalmente impilati l'uno davanti all'altro, sia pur con arte, diciamo, vengono creati gli artefatti, per ridurli al minimo
si suol dire, si dice, si fa chiudere il diaframma. Chiudere il diaframma permette di collimare meglio la luce entrante, ovviamente la riduce. Quando avevo a disposizione luce proveniente dal paesaggio, mi sono potuto permettere di chiudere un po' il diaframma per avere ancora più dettaglio e nitidezza su quello che andavo a scattare. Al chiudere il diaframma, perdona l'ignoranza, scusi, io faccio proprio le domande terra a terra perché queste cose non le so. Chiudere il diaframma vuol dire andare a agire sull'F della macchina. Esatto, esattamente, il cosiddetto F, il valore F stop, e determinare la quantità di luce entrante, ma soprattutto la profondità di campo. In sostanza il cono di luce entrante nella macchina fotografica è più sottile e allungato, no? Diciamo. E quindi appunto gli oggetti che posso vedere a fuoco sono di più su piani diversi, a differenza di un diaframma aperto. La situazione opposta, tornando all'argomento di prima, è quando il tramonto era completamente finito, la luce era ormai terminata e io mi sono trovato costretto ad aprire al massimo il diaframma, alzare i valori di ISO della macchina fotografica e allungare leggermente i tempi di esposizione. Questo ha permesso di catturare più luce ambientale e degli oggetti astronomici che stavo osservando per poter immortalare le foto. Tuttavia, la macchina che ho utilizzato in quella serata non era infallibile, diciamo così, in fotografia notturna, e quindi ho eseguito diverse foto per la stessa inquadratura per, diciamo, attuare una tecnica che vi spiegherò più avanti di post-produzione. Al contrario, il grandangolo è stato molto utile e vedremo anche qui in fondo a questa serie di slide perché ci ha permesso di realizzare delle scene notturne molto belle ad ampio campo, diciamo. Bene, sì. Nella slide successiva possiamo vedere, una volta fatto i conti con ciò che si ha in mano, un po' quello che si era pensato, ciò che si era voluto pianificare e in realtà ciò che abbiamo ottenuto. Ciò non toglie bellezza a un'immagine piuttosto che l'altra, tuttavia nell'immagine di sinistra potete vedere il Monviso come me lo sarei immaginato io e come l'avrei voluto io, una luna disegnata fittiziamente con Photoshop, i due pianeti disegnati nello stesso modo, come mi sarebbe piaciuto fare la foto. Tuttavia, e questo era se fossimo riusciti a scattare nella prima location, che come ho detto... nella data di ieri non era, diciamo, agibile. Nella data di ieri sera ci siamo spostati in un altro luogo e la situazione ottimale per avere questa congiunzione a triangolo rovesciato di luna, pianeti e il Monviso, questa grande montagna che molti di voi probabilmente conoscono perché dai natali al Po, no? Ci sono le sorgenti del Po, questa congiunzione a triangolo rovescio, diciamo, era possibile soltanto se luna e pianeti erano allineati, sì, ma a un'altezza maggiore. Quindi, chiaro, avevate simulato, diciamo, pensato questa foto qua da una certa location, poi c'era brutto tempo, vi siete spostati e ovviamente vi siete trovati dei protagonisti posizionati in modo diverso. Certamente, esattamente. Invece, andando avanti, possiamo vedere quali fossero i nostri target della serata. Come già annunciato prima da Andrea nella foto che ci ha fatto vedere lui, il nostro target era la Luna con i due pianeti. Qua si vede inizialmente una foto ancora con un po' di luce ambientale proveniente all'orizzonte, invece col buio possiamo vedere come si presentava la scena. La scena e l'orientazione è analoga, le tinte del cielo e di sfondo sono diverse. Era entrata anche un po' di qualche nuvola lontana all'orizzonte che ha fatto questo effetto di diffrazione della luce molto, molto carino. Sì, sono proprio belle, quasi fossero state lì apposta. Bellissime. Ebbene, tornando a casa invece mi sono trovato a dover far fronte con tutta la serie di file che avevamo eseguito, no? Certo, ci chiedono da casa se la temperatura era ottimale. Benissimo, abbiamo alle 7:30 più o meno abbiamo abbandonato la location più che altro per il freddo, sono tramontati i pianeti a quell'ora, quindi non era più interessante fotografare i pianeti, ma abbiamo preso comunque tanto freddo. Un po' di freddo, dai, sì. Poi ovviamente eravamo coperti, per cui nessuno ha rischiato l'assideramento.
niente di tutto questo. Il decaldo è d'obbligo quando si fa astrofotografia, per cui sì, adesso birrette che quelle non si fanno. Esatto, infatti voi dite te caldo adesso, ma io ho visto foto di birre a fiumi che scorrevano. Non dite prima e te caldo dopo. Ma ecco. Era anche il te caldo. Era anche il te caldo, benissimo. Ok, quindi insomma, quindi ci dicevi, adesso questa è la parte più importante forse, cioè adesso abbiamo fatto delle fotografie, tra l'altro, come dire, io senso mi immaginavo che appunto da per vedere quei pene che lì servisse per forza un telescopio di cui tra poco ci parlerà Chiara, o magari appunto un teleobiettivo particolarmente potente. In realtà, come tu ci hai mostrato, anche delle belle foto a largo campo possono essere delle composizioni, delle foto personali e davvero meravigliose da vedere. Ma come stavi dicendo, quando torni a casa, qual è poi la foto di sera? Anche perché a causa del coprifuoco, si era già tutti a casa alle 10, avevo un po' di tempo la sera per potermi mettere già a lavoro sulle foto, no? Come potete vedere già in questa immagine, come dicevi tu esattamente Simo, non è stato necessario spingersi tanto col teleobiettivo, una composizione a 100 mm come in questo caso ha reso giustizia alla scena, donandole un frame, una cornice molto interessante. Vediamo il Monviso, come vi raccontavo prima, i pianeti e la Luna. In questa immagine, nello specifico, si vede un prima e un dopo. L'immagine più scura è chiaramente il prima, ovvero la foto appena uscita dalla macchina fotografica, e quella dopo è semplicemente delle regolazioni base attuate su questa macchina fotografica, su questa foto. Vi accenno semplicemente che io ho utilizzato come programma di post-produzione Lightroom, è un programma dedicato alla post-produzione e fotoritocco di questo tipo di immagini, ed è giusto dirlo, è a pagamento, tranne per una versione gratuita di un valore di 30 giorni, credo. Assolutamente, sì, adesso farò un po', diciamo, tarperò un po' le ali a Lorenzo, che altrimenti ci parlerebbe di post-produzione per ore e ore e ore, ma ci tengo a precisare che Lorenzo, che fa tanto il modesto, in realtà è anche un docente di queste cose, e noi di Physical Pub nella prossima primavera vi proporremo un corso di astrofotografia proprio con Chiara, Andrea e Lorenzo. Quindi insomma, se vi piacciono queste questioni di cui Lorenzo vi sta parlando e volete approfondirle, insomma, sarà un corso aperto, insomma, diciamo, a un numero ristretto di persone a un prezzo decisamente interessante. Quindi se volete avere delle informazioni, potete mandare una mail a info@physical.pub. E adesso lascio di nuovo parlare a Lorenzo, a un certo punto poi cerco di abbatterlo, perché su questi argomenti so che parte per la tangente. Hai ragione. Un altro tipo di foto, riallacciandosi al discorso di prima, è stata quella eseguita con più scarsa luce, quindi minor quantità di luce proveniente dall'ambiente. Qui un problema fondamentale è il rumore che viene inserito all'interno dell'immagine, dovuto all'aumento dell'ISO e della sensibilità dei pixel del nostro sensore. Queste immagini infatti sono un prima e un dopo. L'immagine prima è molto buia, quindi abbiamo dovuto tirare su l'esposizione di qualche stop, come si dice, e in questo caso il rumore, si dice, è uscito al di fuori, quindi si è reso visibile, la grana è risultata evidente. Con Lightroom c'è uno slider particolare, un tool particolare per ridurre il rumore, si chiama il tool di riduzione del rumore della luminanza. Aumentando la luminanza, la grana viene ridotta. Si può cercare di conservare dettagli e contrasto giocando un po' con i diversi slider, e anche di diminuire la cosiddetta crominanza o rumore cromatico, che è la divisione dei tre colori RGB dei diversi pixel in un punto solo, diciamo, diversi punti dei pixel per pixel, diciamo. Sembra un po' un gioco di parole, ma... invece è importante, soprattutto in queste foto, ridurre spesso, nella fotografia notturna essenziale, con il pannello di correzione obiettivo, applicare sempre la rimozione dell'aberrazione cromatica. L'aberrazione cromatica va, e ve lo dico per esperienza, a formarsi sempre, soprattutto quando sono messe bene a fuoco, intorno alle stelle. Stelle sono puntini, possiamo dire, cosiddetti puntini bruciati dell'immagine, e intorno ad esse si crea un alone che è di solito colorato. Dipende molto dall'obiettivo, dalla qualità dell'obiettivo, dalla macchina fotografica, ma è quasi sempre presente, e spuntando la rimozione dell'aberrazione cromatica si può ridurre. Questo mi sentivo di consigliarlo.
Chiarissimo. Ma l'istogramma, quando tu sei in questa visualizzazione di Lightroom, di foto originale, foto editata, l'istogramma, chiede Mimmo Caliandro, è relativo alla prima o alla seconda foto? L'istogramma è relativo alla seconda foto. Quella editata? Sì, esattamente. Okay. Infatti, diciamo, la foto attiva è quella che fa riferimento per le modifiche diciamo, la colonnina di destra. Ok. Esattamente. Sì, si cerca di normalizzare, si dice l'istogramma, cioè dando stessa quantità di istogramma alle luci e alle ombre che sono a un estremo o all'altro dell'istogramma. Sì, sì. Perfetto. Ok, quindi queste sono tutte tecniche di cui tu parlerai nel corso, quindi questa agire sulla luminanza, la crominanza, insomma, questi nomi. Parleremo anche di un'altra tecnica che mi sono sentito di applicare, della quale vi parlavo prima, che è la cosiddetta tecnica dello stacking. Come possiamo vedere in questa slide, ho eseguito molte foto alla stessa immagine per poterle poi andare a sommare, sovrapporle, poi mediarle tramite un software, questa volta completamente gratuito e disponibile per gli utenti Windows, che si chiama Sequator. Nella slide successiva si vede l'interfaccia di Sequator, nella quale vengono richiamati file di interesse. Tramite diverse impostazioni si, diciamo, settano i parametri di stacking e la foto risultante risulterà molto più pulita e priva di rumore, in base anche al numero di scatti. Ma non sto a dilungarmi troppo su queste tecniche avanzate, anche perché, come giustamente ci hai ricordato tu, ne parlerò approfonditamente nel nostro corso. Che ci sì, questa è già una tecnica che richiede anche una certa esperienza. Quindi tu ci dicevi fare lo stacking, come immaginarsi come una pila, giusto? Di tante immagini, ovviamente, adeguate. Ma di tutte queste tecniche, queste, diciamo, fotografie di cui tu ci hai parlato, ma adesso le possiamo vedere, curioso di vedere queste foto adesso. Qualcuno le avete vista finora, soprattutto quelle scattate da Montevecchia, ma adesso vi faccio vedere le più belle, diciamo le più che mi sono sentito di più di farvi vedere. La prima è quella che abbiamo già visto del Monviso congiuntamente con i pianeti e la Luna, con questa luce molto diffusa, molto dei colori molto belli che danno potenza a questa immagine, a mio avviso. La seconda invece è quella in cui ho attuato la tecnica di stacking e di riduzione rumore. Esattamente. Qui si può vedere la Luna che viene un po' coperta da queste nuvole che diffondono la sua luce, dandogli questa atmosfera molto, molto caratteristica. Le luci dei paesini sottostanti che tendono a disporsi in maniera quasi simmetrica ed opposta alla Luna, che è l'elemento con più luce, diciamo, che dà più luce alla scena, e uno skyline montano all'orizzonte. Ma poi, come vi raccontavo prima, il grand'angolo è stato fondamentale, perché quando quasi stavano tramontando pianeti e Luna, si è resa visibile e ammirabile la Via Lattea. La Via Lattea era molto visibile, sono riuscito con mia gioia a fotografarla. Si può vedere soprattutto nell'immagine in formato landscape o orizzontale, la Luna appunto più brillante con i due pianetini piccoli già che stavano per tramontare e la Via Lattea che si staglia nel cielo. In particolare, per chi conosce un po' quella zona della Via Lattea, quello è il cosiddetto Grande Rift, con la costellazione del Cigno che si tuffa nell'orizzonte, oltre il Monte Rosa che si vede lì all'orizzonte. Bellissimo, davvero splendido. Complimenti per questa foto. Bellissimo. Quindi di tutte queste tecniche, insomma, Lorenzo poi ci parlerà al corso di astrofotografia. E insomma, è questo forse il momento propizio per passare, dopo questa splendida carrellata di astrofotografie, a qualcosa invece di più profondo nel campo, giusto? Di qualcosa di telescopico, come si suol dire. Chiara, vuoi parlarci brevemente di questi strumenti? Insomma, quando per osservare questa congiunzione è necessario, abbiamo già visto con Andrea e con Lorenzo delle fotografie a grande campo, cosa si può fare a occhio e cosa invece si può fare con un binocolo o vari telescopi come quelli che vedo lì? Sì, beh, allora, a parte che io dopo queste presentazioni, soprattutto appunto dopo queste foto, non so se
consigliare di guardare a occhio nudo o comunque di guardare le fotografie di Lorenzo e di Andrea, veramente molto molto belli. Però sicuramente, secondo me, questo evento in particolare è un evento da guardare, proprio principalmente da osservare, ed è facile osservarlo. Abbiamo già visto, già le fotografie ci permettono di capire che occhio nudo, salvo nuvole ovviamente, questi oggetti sono già visibili nel cielo, come due puntini, però sono visibili. E vi assicuro che già solo con un piccolo binocolo si possono già intravedere dei particolari di questi oggetti e riuscire a intravedere, per esempio, le lune di Giove, le famose quattro lune di Giove, quelle Medice, e insieme al pacchetto di Giove, quindi Giove e i suoi satelliti, si riesce anche a vedere una sagoma, magari un po' allungata, che è Saturno. E questo solo con un piccolo binocolo, anche perché più ci avviciniamo verso la data fatidica della grande congiunzione, cioè il 21 di questo mese, più i pianeti sono vicini, arriveranno ad essere vicini ad un 6 primi, per entrare più nel dettaglio, e immaginate che la Luna occupa nel cielo mezzo grado, quindi saranno più vicini dei bordi, degli estremi della Luna. Un quinto addirittura. Binocolo, riuscite ad apprezzare i crateri della Luna, potete immaginare che si riusciranno sicuramente a vedere anche Giove e Saturno insieme. Però ovviamente più cresciamo di ingrandimento, quindi già passando da un binocolo a un piccolo medio telescopio, più ovviamente riusciremo a ottenere molti più dettagli. Qua io vi mostro qualche immagine, se sono capace. Questo qua è sempre il problema. Ok. E vedete, questa è un'immagine che ho scattato da Montevecchia, in realtà il giorno dopo essere stata con Lorenzo e aver visto che si era rannuvolato tutto, avevo ritentato la fotografia. Questa volta si vedevano i pianeti ma non si vedeva il Monviso, quindi di nuovo non era possibile fare l'immagine che c'eravamo immaginati, c'eravamo prefissati, però avevo la strumentazione dietro, il telescopio, tra l'altro lo vedete da questa parte, e vedete che il telescopio è montato su un semplice cavalletto, quindi anche abbastanza portatile, e la foto che ne è risultata non è una foto elaborata, non ho utilizzato nessun metodo di elaborazione, perché richiederebbe un po' di tempo e non l'ho fatto, e comunque riuscite a vedere che nell'immagine si vede Giove, si vedono le lune di Giove, tra l'altro in quella precisa notte erano due da una parte e due dall'altra, perché sapete che le lune ogni giorno, in realtà ogni ora, si muovono e quindi creano anche una composizione molto bella, che ovviamente varia a seconda del momento in cui la si osserva. Quindi in quel momento c'erano due lune, tutte le quattro lune, due da una parte e dall'altra, e c'è questa forma allungata che è Saturno. Vi assicuro che, di nuovo, vista a occhio nudo, è un altro spettacolo, perché in quel caso avreste la possibilità di utilizzare anche un oculare, quindi di ingrandire ulteriormente e di avere più dettagli da osservare direttamente con il vostro occhio. Dall'altra parte, sbaglio sempre verso, dall'altra parte vedete un altro telescopio che vi ho riprodotto anche qua nelle slide. Questo telescopio invece ha un ingrandimento ancora più grande, tanto per darvi dei numeri, quello il primo che vi ho mostrato sono 600 mm, quindi uno zoom ulteriore rispetto a quello che vi ha mostrato prima Lorenzo, mentre da questa parte abbiamo un 2000 mm, quindi un ingrandimento ancora più grande. E in questo caso l'immagine che abbiamo fatto ieri è ancora più dettagliata, perché vi assicuro che a occhio nudo si vedeva molto bene, anche con l'immagine si è riuscita a riprodurre le quattro lune di Giove, che nel mentre si sono spostate rispetto ai giorni precedenti, perciò ne vedete due da una parte, una dall'altra, e la quarta è dietro, stava transitando dietro a Giove, quindi non era visibile, mentre in alto vedete Saturno, e attorno a Saturno sono presenti altre tre sue lune.
Una è molto distante, ve la indico con il mouse, che è questa qua, e poi ci sono altre due lune in alto sulla destra. Ma questa è una fotografia editata o è così come è uscita? No, questa è come è uscita dalla macchina fotografica. E ovviamente si potrebbero fare degli editing per ottenere un'immagine molto più definita, però hanno bisogno di tempo e il mio computer banalmente non ce la faceva nei tempi per la diretta, però arriverà la fotografia. Quindi tu l'hai fatta attaccando la macchina fotografica al telescopio. Esattamente. E infatti ci sono vari strumenti che si possono utilizzare. Beh, ovviamente il modo più semplice per utilizzare un telescopio è guardando con l'occhio. E le cose necessarie per fare questa cosa è utilizzare un diagonale, che vedete come ultimo oggetto sulla destra dell'immagine, che ti permette di guardare comodamente da un telescopio. Non è necessario, però abbastanza necessario per se non volete avere il mal di schiena dopo qualche minuto, e degli oculari. Gli oculari che non fanno altro che permettervi di mettere a fuoco l'immagine sul vostro occhio, e permettono anche di avere degli ingrandimenti ulteriori rispetto a quello che già il telescopio permette di fare. Quindi andando a guardare a occhio nudo degli oggetti, ma in particolare questa congiunzione, anche un piccolo telescopio può bastare, utilizzando però degli oculari con dei buoni ingrandimenti. Ok. E invece, se volete fotografare l'oggetto, quindi se volete mettere la macchina fotografica attaccata al telescopio, utilizzare il telescopio come grosso teleobiettivo, per esempio, allora avete bisogno di un'altra tipologia di strumenti. E sempre in questa immagine vi mostro sul lato sinistro, secondo me, gli oggetti principali che servono. Innanzitutto, a seconda della vostra macchina fotografica, dovete avere un anello che permette di utilizzare il telescopio come obiettivo. Quindi nel mio caso questo è l'anello T2 che utilizzo, che si attacca direttamente alla macchina fotografica. Dopodiché, utilizzando degli adattatori che invece sono specifici del telescopio, si possono combinare le due cose. Infine vi mostro qua anche l'intervallometro, ovvero un telecomando remoto per la macchina fotografica, che è davvero molto utile perché la strumentazione che state utilizzando tendenzialmente è stabile, sicuramente, se no non si riuscirebbe a fare una fotografia, però è sempre meglio cercare di toccarla il meno possibile, in modo che la strumentazione o l'immagine stessa comunque non subisca delle vibrazioni. Il risultato è questo, in realtà questa è una prova fatta in casa, perché poi quando si è lì, lì per lì, magari non mi era venuto in mente di fotografare la strumentazione come era, però vedete il telescopio con dietro attaccata alla macchina fotografica. A questo punto io posso fare tutti i settaggi che vi ha raccontato prima Lorenzo, quindi impostare i tempi e il diaframma, no, purtroppo, perché il diaframma è quello del telescopio, mettere a fuoco e iniziare a scattare. Quindi la strumentazione di per sé, quello che c'è da fare, non è moltissimo, ma la strumentazione necessaria in realtà è un po' più complicata, non è come scattare con semplicemente macchina foto e cavalletto. Perfetto, chiarissimo. Direi che insomma chi dispone di una macchina fotografica e di un telescopio adesso ha un'idea molto più chiara di come congiungerli, cosa che non è per niente banale, ve lo posso assicurare che ci ho provato e ho lasciato subito stare. Scusa, ma giusto per concludere, ma quindi il telescopio è la risposta a tutto? Cioè, nel caso di questa specifica congiunzione che avverrà tra 3 giorni e che va assolutamente osservata, è necessario avere un telescopio, Chiara, secondo te? Ma allora, onestamente, vi direi di ni, nel senso che dipende molto da dove utilizzereste il vostro telescopio. Perché effettivamente osservare al telescopio è molto bello. Se guardate l'immagine che vi mostro adesso, questa è un'immagine fatta con il cellulare, quindi a completamente al buio, perciò mi perdonerete se non è una delle foto migliori che avete visto stasera, ma è
rende abbastanza l'idea di come si veda a occhio nudo la Luna, e sulla, vedete qua in fondo la Luna e Giove e Saturno alla sua destra, e come invece la Luna viene vista all'interno della macchina fotografica che è attaccata al telescopio, ed effettivamente si ha un ingrandimento notevole. Quindi, cioè, davvero, vedere la Luna, e io posso confermare, anzi, Lorenzo credo che possa confermare, perché è stato veramente emozionante vedere Lorenzo ieri, che si è emozionato per aver guardato a occhio nudo i pianeti e la Luna al telescopio. Giusto? 2000 mm non mi era mai successo. È stato... E devo dire che effettivamente è molto bello, è indubbiamente molto molto bello. Però certo che avere anche una strumentazione più leggera che ti permette magari di non avere un grosso ingrandimento, ma di avere la strumentazione trasportabile, è un fattore secondo me da non escludere, ecco. Chiaro, ma in questa strumentazione, all'interno di questa strumentazione di cui tu hai parlato, non hai citato uno strumento che ha suscitato, diciamo, una domanda, quella di Dino Betti. Con quali tempi hai scattato? Serve un astroinseguitore, questo strumento, cosa ci puoi dire? Tu l'hai utilizzato per queste foto o non era necessario? Allora, ottima domanda. Io ho utilizzato nelle foto che vi ho fatto vedere precedentemente, e magari torno un attimo indietro così vi faccio vedere i particolari. In questa foto particolare io non ho utilizzato nessun astroinseguitore. La strumentazione era esattamente, non è la strumentazione nella foto che è solo a titolo ideale, esplicativo, ma la strumentazione è proprio qua dietro alle mie spalle, è un semplice cavalletto con il telescopio, e al telescopio era attaccata la macchina fotografica. In questo, nell'immagine che avete visto, in realtà io ho fatto un video che tendenzialmente è lo strumento ideale per poter osservare e fotografare i pianeti. Si fa un video anche con una piccola telecamera, non serve, non serve avere un gran numero di pixel o un grande dettaglio, perché poi si andrà comunque in generale a fare della post-produzione sull'immagine stessa. Quella che vedete è un frame, quindi un'immagine, un fermo immagine del video, in cui comunque già i pianeti si vedono, e anche le lune di Giove sono ben visibili. Ovviamente per avere, come vi dicevo prima, un'immagine un po' più dettagliata, bisognerebbe fare un po' di post-produzione. I programmi, per esempio, che si utilizzano sono gratuiti, principalmente. Registax è il primo che mi viene in mente. E di nuovo ne parleremo al corso, quindi nel caso ci saranno più dettagli anche in futuro, perché no? Chiarissimo. Quindi nell'altro anche... caso, per concludere, comunque avevamo un asso inseguitore, cioè il telescopio era attaccato alla sua montatura e inseguiva gli oggetti, principalmente per una questione di comodità. Non era necessario anche in quel caso, anche se con un 2000 mm gli oggetti, cioè, stiamo zoomando talmente tanto che gli oggetti passerebbero davvero per poco tempo all'interno dell'inquadratura, e quindi bisognerebbe poi spostare la mano. Invece per comodità si insegue, però non serve un inseguimento molto preciso, cosa che invece è necessario per fare fotografia di profondo cielo, dove si scatta per 3 minuti di posa, e quindi per 3 minuti l'oggetto deve stare esattamente allo stesso punto. Invece qua può essere anche un po' più lasca la precisione. Più o meno che tempi erano? Ah, qua no, si parlava di un ottantesimo di secondo, un terzo di secondo, giusto per far vedere le lune, però non di più. Sopra il secondo, cioè più veloce del secondo. Ok, chiarissimo. Bene, ragazzi, direi che ci avete dato, come dire, una visione globale di ciò che bisogna sapere per godersi questo evento. Insomma, fin da, come dire, dal planning, dal pianificare l'uscita, a un po' di post-produzione e chi ce l'ha anche come utilizzare il telescopio. A questo punto, insomma, ciò che io vi chiedo è la stessa cosa che vi chiede anche Mirko Comparetti. Quando andiamo a far foto? Quando è la prossima uscita? Sì, allora, assolutamente, anche perché come potete vedere, come vi spiegavo appunto, la strumentazione pesa, cioè più si va in un ingrandimento più alto e più pesa, quindi più persone ci sono,
meglio è. Ah, quindi ecco, quindi Mirko ha fatto la domanda sbagliata, perché quindi rischia di essere sfruttato praticamente per... Sfruttato? Sì, sì, in effetti, ieri ci saresti stato d'aiuto anche tu, avremmo trovato qualcosa da farti fare, esatto. Sicuramente. Sicuramente da darti da trasportare. Ok, credo che ritratta la sua affermazione. No, vabbè, assolutamente, in realtà ci si diverte molto e quindi assolutamente anche con Physical Pub abbiamo già fatto delle serate, magari con una strumentazione in cui la posizione in cui osservavamo era un po' più comodo. In questo caso vedete proprio Lorenzo e Andrea che trasportano il telescopio mentre io sto portando il treppiede. Ed è comunque stato abbastanza impegnativo spostarsi, però eravamo molto motivati. In altre situazioni non è così, in realtà ci possiamo anche spostare in posti più comodi, ecco. Io penso che la prossima uscita sia più comoda. Dipende dalla prossima. Esatto. Potremmo programmarla insieme, cosa ne dite? Insomma, potremmo per esempio farlo sapere tramite, non lo so, un post, una newsletter, in modo tale da organizzarci insieme e aprire l'invito. Molto volentieri, molto volentieri. Okay. Ovviamente con Physical Pub non possono mancare i pizzoccheri. Esattamente. Bene, allora insomma direi che è deciso, adesso magari insomma lasciamo passare, facciamo finire questo periodo spiacevole di pandemia e la prossima uscita di astrofotografia io direi che può essere, come dire, aperta a chiunque. Tra l'altro Mirko poi è un ottimo fotografo, insomma io ho visto parecchie sue foto che mi sono piaciute tantissimo, quindi sicuramente farete un team, ma insomma direi che poi chiunque si può aggiungere, anzi se vengo io... Penso che il livello lo abbasso io, che di fotografia non so proprio nulla. Timo, nella nostra idea del corso ci sarà anche la parte pratica, naturalmente, per cui nel corso stesso organizzeremo di una parte, un'esperienza, tra virgolette, in outdoor per fare foto effettivamente alle stelle, non sarà solamente post-produzione. Certo. Quindi una persona che punta con il laser serve sempre, Simo. Perfetto, quella è la parte che io posso fare molto agilmente. Tra l'altro non so se ve l'ho già fatto vedere, ma appunto abbiamo stampato io e un altro nostro socio un supportino con la stampante 3D per reggere il laser. Eccolo, ce l'ha Chiara. Mm-hmm. Eccolo lì. Guardate che meraviglia. Adesso mettiamo il progetto su Thingiverse, un sito da cui si può scaricare l'STL in modo tale che chiunque ha una stampante 3D o comunque ci sono dei servizi online che te la stampano, così potete tranquillamente scaricarvi il file e stamparvelo anche voi, che è molto utile e molto comodo. La prossima è una maschera di Batinov targata Physical Pub, allora. Una maschera di che? Batinov. No, qua ragazzi, andate sul tecnico. Io lo sapevo, qua mi sa che è meglio salutarci prima che voi iniziate a parlare delle vostre cose da fotografi e perdete tutti noi comuni mortali. Io vi ringrazio ancora tantissimo tutti e tre di aver partecipato a questa chiacchierata e insomma ci diamo appuntamento al 21 dicembre per osservare ognuno diciamo da casa propria questa congiunzione tra Giove e Saturno. E qua vediamo nel frattempo uno splendido timelapse del montaggio e qui ecco che l'inquadratura si va a stringere verso il punto che dobbiamo osservare, tenere controllato nei prossimi giorni con i nostri occhi, con i nostri binocoli e con i nostri telescopi. E assolutamente qualsiasi foto, mi raccomando poi, o qualsiasi video, o qualsiasi commento, poi mandatelo sulla pagina di Physical Pub, che ci piace raccoglierli, condividerli e insomma, diciamo, commentarli tutti assieme. Grazie a voi, Chiara Righi, Lorenzo Tenti e Andrea Nardi. A presto, buona serata a tutti. Ciao.